un'iniziativa importante, la prima iniziativa credo che presente nel Mezzogiorno d'Italia, ma credo complessivamente in tutto il territorio nazionale, dove ragazzi con diversamente abili attraverso la cooperazione sociale si impegnano per realizzare un progetto importante come quello della creazione di un giornale che è stato organizzato da loro, seguito da loro, e in particolar modo grazie all'ordine regionale, insomma dei giornalisti, hanno ottenuto nei giorni scorsi anche il tesserino di giornalisti pubblicisti. Quindi io credo che queste sono iniziative innovative importanti che l'amministrazione comunale deve continuare a seguire, e lo faremo sicuramente anche nella prossima programmazione della triennalità nel piano sociale di zona regionale.